Dal libro Fotografie di fantasmi di Enrico Imoda, Fratelli Bocca Editori, Torino 1912. Disposizione normale del circolo il cui coordinatore era il dottor Enrico Imoda. La maggior parte delle nostre sedute si tennero in casa della Marchesa di R. In una stanza rettangolare, lunga 6 metri e larga 4, della quale per chiarezza diamo qui una pianta schematica. Il gabinetto medianico è costituito dall'angolo dietro di due pareti contigue. Nel gabinetto non si aprono porte né armadi, le pareti sono nude. In alto, tra i due muri, è tesa una traversina in legno, dalla quale discendono due tende nere che formano l'entrata al gabinetto e la limitazione di questo dalla restante camera. In alto il gabinetto è chiuso da una tenda triangolare nera. Nel gabinetto collochiamo uno sgabello in cui mettiamo giocattoli, carta, matite, fiori, eccetera, perché Vincenzo ritiene gli esercizi con essi atti ad aumentare la coesione, la consistenza e la densità della stereosi. Nelle sere in cui si ottengono le più belle materializzazioni, Vincenzo, durante la seduta, fa togliere lo sgabello dal gabinetto e collocare una poltrona a sdraio in vimini affinché la media vi si possa comodamente adagiare. Note: perché Vincenzo ritiene gli esercizi con essi atti. Qui mi pare opportuno far rilevare ai lettori, cui siano ben noti i fenomeni dell'ipnotismo indotto o magneto-ipnotismo, quanto profondamente si differenzi la personalità medianica di Vincenzo dalle comuni personalità ipnotiche quali con tutta facilità si possono provocare nei soggetti ipnotizzati. Mentre le comuni personalità ipnotiche hanno per qualità caratteristica una estrema suggestionabilità, di guisa che l'ipnotizzatore a suo piacimento le evochi, le trasformi e le dissolva, la personalità medianica di Vincenzo rimane immodificata, autonoma, al pari di una vera personalità primaria, di persona sanissima e refrattaria al più alto grado alla suggestione. Questo carattere fondamentale che la personalità di Vincenzo ha comune col John della Paladino, con la Kitty King della Florence Cook, debbono gli psicologi prendere in attenta considerazione per giudicare se le personalità ipnotiche e le personalità medianiche siano fondamentalmente una medesima cosa, come affermano il Janet e il Flournoy e come pure ritiene Morselli, oppure qualche cosa di ben diverso, siccome sono d'avviso Visani Scozzi e Lombroso. Sebbene possano le une e le altre avere in comune qualche carattere o analogia che le assomigli. La densità della stereosi. Stereosi è il termine scientifico, ma poco usato, per indicare la materializzazione.